Il compagno Macaluso ha lasciato ad Alcamo, come in tutta la Sicilia, la testimonianza di una vita spesa per la sinistra. Per noi, soprattutto per noi che eravamo giovani, negli anni 70 è stato un maestro e fino all'ultimo ha dato appunto prova, testimonianza di una storia bellissima della sinistra in Sicilia, della sinistra in Italia e anche per quello che è stato il Partito Comunista ad Alcamo. Io in particolare ricordo un convegno, una manifestazione che abbiamo fatto nella sala conferenza della Cassa Torrizzo. Eravamo all'epoca nel 1990, dopo la svolta della Bolognina, c'era dentro il Partito Comunista Italiano una discussione molto vivace, una discussione forte sul cambio del nome, sul destino della sinistra in Italia. Allora io ero segretario della sezione del PC di Alcamo, abbiamo fatto questo convegno e ricordo ancora in maniera molto nitida le parole del compagno Macaluso che ci invitava a guardare al futuro, a non disperdere un patrimonio ed erano riflessioni che ha fatto il compagno Macaluso fino all'ultimo dei suoi giorni. L'anno scorso l'ultimo suo comizio a Portella della Ginestra ed è, diciamo, come se un ciclo della sua vita si chiudesse in quel momento, perché lui è partito dal sindacato, lui è stato a 23 anni segretario regionale della CGIL e l'ultimo impegno politico della sua vita è stato proprio con il sindacato, con la CGIL, e in quella manifestazione ha ricordato le lotte, ha ricordato i martiri di Portella della Ginestra e ha lanciato un appello ai giovani per impegnarsi. Un uomo del popolo per il popolo, è molto critico nei confronti della sinistra, sempre in maniera amorevole per creare un dibattito, quindi far sì che la sinistra si possa svegliare. Oggi il suo messaggio è stato recepito oppure no? Lui per fortuna è stato lucido è morto a 96 anni, quindi una lunga vita, è stato lucido, ogni giorno pubblicava su una pagina di Facebook i suoi corsivi, perché Macaluso è stato anche un grande giornalista, per 5 anni direttore dell'unità. E proprio i suoi corsivi, le sue analisi, le sue considerazioni erano rivolte proprio al futuro della sinistra, perché viviamo in un mondo di diseguaglianza, in cui c'è bisogno appunto di porre la questione sociale. Rimane di Macaluso proprio questo impegno, questa testimonianza e questo, diciamo, insegnamento per il futuro.